È nato spontaneamente ed è cresciuto veramente molto. Quest'anno abbiamo avuto delle orchestre straordinarie e la città è stata inondata di gioia musicale. Io sono veramente felice e scherzavo alla conferenza stampa con la professoressa Monari, che dopo presenterò perché fa parte di una giuria importante questa sera, e dicevo che i musicisti che vengono da ogni parte d'Europa erano felici di arrivare nella nostra bellissima città, conosciuta in tutto il mondo per la sua tradizione e la sua cultura. Erano felici di incontrare i giovani studenti italiani, erano felici di vedere da vicino la nostra meravigliosa università, che è il fiore all'occhiello di questa città. E dicevo in quell'occasione che erano particolarmente felici di degustare finalmente, nella sua loro versione originale, i famosi spaghetti alla bolognese. Chi glielo spiega di voi adesso? È stato un trauma quando sono arrivati. Va bene, comunque scherzi a parte, questa sera ci saranno penso 7 orchestre, queste orchestre hanno riempito di gioia di musicalità e stasera concorreranno al Premio Volvo, il motore del jazz, di cui si parlerà in maniera più approfondita nella seconda parte dello spettacolo. Quest'anno abbiamo una giuria ricca e importantissima. Abbiamo il piacere di avere con noi il simbolo dei critici musicali italiani, che è Mario Cruzzato Fegins. Qui tributerei un applauso. Lo ringraziamo per averci onorato con la sua presenza. Terremo in rappresentanza dell'università il prorettore